Marco Duranti, che lui appunto è un artigiano, a cui vado a dare il benvenuto. Benvenuto ai nostri microfoni, Marco. Grazie Radio. Grazie a te. Allora, racconta, sei giovane, quindi hai quanti anni sono che sei un artigiano, che fai soprattutto, hai avuto questa iniziativa? Ah, guarda, da circa 20 anni comincio a giocare con tutti i materiali che mi venivano tra le mani. Poi, tempo fa, riguardando tutti gli oggetti che ho fatto, ce n'era uno che addirittura a 13 anni, il primo mobiletto, con un vetro trovato al secchione, ci ho rifatto un mobile completo. Però, insomma, precoce come ragazzo. E quindi, diciamo il nome della... Come Restart, che cos'è? Come si può definire? Restart nasce proprio dal rinascere. Quindi la fusione del RI, che comunque è italiano, quasi romano, e start, appunto, iniziare in inglese, quindi rinascere degli oggetti che magari per alcune persone non interessano e per noi possiamo dare nuova vita. Quindi che tipo di oggetti ti possono servire, ad esempio, per risistemare un mobile? Guarda, non è che serve un oggetto in particolare, l'importante è che quell'oggetto in quel momento ti suscita un senno che dice: ah, ok, con questo ci posso fare questo. E poi magari da una scarpa nasce un mobile, oppure non lo so, insomma. Pure il contrario. Forse è un po' pesanti le scarpe fatte a mobile. E invece qual è la cosa più strana, particolare che hai fatto in questi anni? Guarda, l'ho fatta al Surf Expo dell'anno scorso. Ho fatto un'onda gigante alta 3,5 metri. Con del legno riciclato, e l'abbiamo lasciata lì per tutta la durata dell'evento, per 4-5 giorni in mezzo al mare. E sul sito si può vedere. Dopo lasceremo tutti i contatti, sì, così i nostri ascoltatori potranno andare a vedere quello che fai effettivamente. E quindi dove lavori tu? Cioè, hai un laboratorio dove ti appoggi? Sì, io ho un laboratorio nella zona di Valle Aurelia, dove appunto tutto il giorno, quando non faccio gli altri lavori che ci danno ovviamente da vivere. Quindi è una passione questa? È una passione, perché alla base è una ditta di ristrutturazioni, e in più con gli oggetti che trovo facendo ristrutturazioni e via dicendo faccio anche questi oggetti. Infatti ormai i clienti mi richiedono anche questi oggetti da mettere nelle ristrutturazioni che faccio. Certo, perché già ci stanno ristrutturando casa, la stanno risistemando, mettere quella chicca, diciamo, particolare, esatto. ci sta benissimo. Quel pezzo unico. Certo, bravo. Invece so che tra i tuoi lavori che hai fatto anche in questi anni sei riuscito ad ottenere dei brevetti per delle idee che hai avuto, quali sono? Sì, guarda, adesso stiamo lavorando su un brevetto sempre con del materiale di riciclo. Verranno proposti in seguito dei mobili nuovi con materiale di riciclo, che ancora stiamo aspettando, insomma, le ultime conferme, e poi magari apriremo un nuovo ciclo del riciclo, come è stato quello del pallet. Nascerà questo, insomma. Il ciclo del riciclo. Ecco, pallet è un'altra cosa che a me piace, mi piace l'idea anche della casa con quello stile là. Sì, sì, il pallet lo utilizzo spesso, ma non lo utilizzo come pallet proprio, utilizzo il legno del pallet e magari ci faccio delle librerie molto strane che si possono sempre sulla vedere. Pagina. Sempre sulla pagina. Vabbè, sì. Quindi dobbiamo andare a vedere questa pagina e dire anche ai nostri ascoltatori. La pagina è il contatto Facebook, quindi Restart, come ti chiami effettivamente tu. Cioè, non tu, no, tu sei Marco Duranti, però Restart cos'è? Un progetto, quindi... Sì, è praticamente per dare un nome comune a tutti gli oggetti che faccio, perché non si tratta solo appunto di falegnameria, ma si può trattare di metallo, plexiglass, vetro, a seconda appunto di quello che uno riesce a trovare. Figo, bravo. E invece la pagina Facebook, abbiamo detto appunto Restart, indirizzo email info@restart.it, c'è anche un sito, sei attrezzatissimo, www.restart.it, quindi mettendo Restart, insomma, sui motori di ricerca c'è lui, è ovunque, c'è, quindi potete andare a vedere le sue cose. Come funziona? Io ti chiedo, cioè, ho in mente un'idea, oppure ti contatto e poi vengo da te, oppure è tutto telefonico, come funziona? Guarda, sia tramite email che comunque tramite telefono, e comunque poi ci deve essere per forza un incontro, perché queste idee devono essere elaborate sia col cliente stesso, che o mi dà un oggetto da rielaborare, oppure mi dà direttamente un progetto, dice: guarda, io ho questa idea, pensaci tu, e da quello
nasce tutto il progetto. Dovevi chiamarti Bob, perché Marco tipo, tutto fare Bob. Tipo il cartone animato. Vabbè. Si può fare benissimo. Lui è giovane, sei giovane, quindi bocca al lupo per tutto. Soprattutto questi brevetti. L'Italia che continua ad andare avanti nell'artigianato. Fortunatamente abbiamo un nome nel mondo, diciamo così, soprattutto con l'artigianato. Sì, speriamo, grazie. E ti facciamo in bocca al lupo a te anche per questo. Io, Marco, ti ringrazio per essere stato qui con noi. Tornaci anche a trovare. Grazie a voi, Radio Radio.